Sì, oggi è il 18 ottobre 2011, mi trovo un tessucampo perché dovevo buccare dentro quella casa, però quella lì c'è scritto proprietà privata, eccolo qui, va, da distante non si vede questo qui. Vedi, c'è il cartello, proprietà privata, vietato l'accesso ai non autorizzati, quindi lì non ci si può buccare. E non ci posso andare, c'è pure un uomo che se raggira là, sicuramente è un cacciatore. A st'ora qui è una cosa inusuale, no? A st'ora qui, oggi pomeriggio, è le 16 del pomeriggio. Un cacciatore, di solito i cacciatori ci viene nella mattina presto per mazzare quei grandi volatili nel cielo. Allora io mi aspettavo da buccare lì dentro e non ci posso andare lì dentro. E invece qua mi trovo in prossimità di tutte queste tre case che già c'erano andato. Me ne mancava una, che sarebbe stata questa qua, però non ci si può buccare perché questa è privata, invece quella là ci sono buccato il video prima di questo, e laggiù ci sono buccato una 35ina di video fa di quella casa lì, giù per la figuretta di castello. Adesso mi trovo un tessucampo qui che c'è ogni tanto le canzoni che stanno a provare le casse acustiche che stanno a fare la FBT là, e c'è la fabbrica dietro di questa, dietro col capannone là, c'è la fabbrica FBT, c'è la zona squartabue, le fabbriche, e là c'è Garofoli, Guido Camini e Garofoli. Lì le colline dell'Oreto, bello lì Loreto, ormai vi siete pure stufati a vedere sempre Loreto, tutto un continuo Loreto, sto di piano. E eccoci, e lì c'è il castello. Niente, mi trovo quinte su campo e qui la faccio qui la preghiera di oggi. Li ringraziamenti a Gesù li faccio ogni secondo che passa della mia vita, al lavoro, a casa, dappertutto. Dove vado ringrazio Gesù. Però adesso mi trovo in questo momento qui e il rosario, la corona del rosario la recito qui in questo campo bellissimo. Guarda che campo, tutto pianeggiante, chi sono ascolta voi. E là va la casa che sono andato l'altra volta, adesso c'è uno con la macchina che viene oltre. Ci avrà da discorre, non posso manco stare a mezzo al campo sua, eccolo qui, va. Vedi? Questo ci avrà da discorre, sto ripia un po' solo il campo, non faccio niente di male, anni ciù. Adesso io la piazzo qui, sa videocamera, quello mi guarderà, a me non me ne può fregare meno, tanto uno non può stare a mezzo al campo. Ah no, oggi non ci posso stare, sa. Posso stare, ci avrà da discorre. Eccolo, eccolo qui. Adesso la piazzo qui, sa videocamera. Ah no, si sta a fermare quello, mi sta guardando incazzato. Io lo guardo con la coda dell'occhio. Bello. Cuoio! È una miseria, non si fanno mai cavoli dell'ora. Pare che cosa fuoio e cosa combino? Secondo il tuo parere, no? Cosa sto a combinare in te su campo? Lodo a Gesù per il suolo terrestre, perché ci dona sto spazio, per la vita, per campare, per vive, ci dona sta terra, per vive, per la vita nostra, per la vita tua, la terra è la vita nostra, eccola qui, la da un pezzo di terra. Allora ringrazio Gesù, ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù per madre terra, per tutto quello che la terra ci dona tramite te Gesù. Grazie fonte dell'amore perenne, sorgente dell'amore universale, anche oggi ci illumina Gesù, a tutti, anche a te. E per questo lo voglio lodare e ringraziare per sempre, tramite la corona del rosario, la Madonna andò a cappare
dona la corona del rosario, eccola qui. Vedi sta corona qui, puggiata in testa ma. Ce vedi? Ah no! Vabbè, la vedrai sicuro, eccola, ce l'ho pure io un tel collo. Eccola qui. Questa ce l'ha donata a Gesù, Giuseppe e Maria in tutte le apparizioni in tutto il mondo, che fino ad è apparsi. Cos'è questa roba qui? I piselli. Questo era un campo dei piselli sicuro. Perché c'è i semi. Allora, io in questo momento e ogni istante di questa mia vita terrena ringrazio a Gesù, perché se adesso respiro è per mezzo suo, per merito suo. Se adesso ho illuminato dal sole è per merito suo. Se adesso ho parlato a te è per merito suo, che lui vuole che parlo a te. E se sto in vita in questo momento è grazie a lui, non è grazie a te, eh? Io non devo ringraziare a te che mi stai a guardare, io devo ringraziare a Gesù che mi ha donato questa vita qui. Vita eterna, anche se Satana non vuole che dico questo, eh? Perché Satana vuole che gli uomini, i terrestri, pensino solo che esiste solo sta vita e basta, dopo non c'è più niente. Invece dopo esiste la vita vera. La vita vera è nell'aldilà, non è questa. Questa è una vita falsa. È una vita che non si può nemmeno definire vita. Perché la vita vera è amare ed essere amati in tutto e per tutto, senza morte, senza dispiaceri, senza persone che te maledicene. La vita vera è la gioia infinita, è l'amore universale. Quindi dal momento che noi siamo amati, siamo amati tuttora, ci ama Gesù immensamente, ma siamo oltreggiati da Satana, questa non si può definire vita vera, ma è una vita momentanea, è una vita che è un passaggio, solamente un passaggio dimensionale da questa dimensione a un'altra dimensione, però definitiva. Eccoli qui, va. I piselli, vedi? Un campo dei piselli. Ho staccato una piantina che è rimasta attaccata ante una pianta principale. Eccola qui. Adesso voglio vedere cosa si è ridotti. Saranno secchi, saranno seccati questi piselli. Questa è una vita momentanea. Eccolo, è diventato un sasso. Ah, vedi? È buono, è secco ma è buono. Allora, questo processo della vita qui che stai a fare te, che te credi che questa vita qui dopo, quando una volta finita, finisce tutto? È solamente una vita momentanea, passeggera, è un pellegrinaggio verso la vita vera. Quando il corpo tuo sta per morire, ti accorgerai che non è definitiva sta vita qui, ma la vita definitiva è quella dopo di questa vita qui. Quindi questo è un processo solo momentaneo, perché dal momento che Gesù ha sconfitto la morte per sempre, donandoci la vita eterna, con la morte sua de croce, che si è donato tutto se stesso per te e per me e per tutto il mondo intero, allora dal momento che Gesù ha donato il proprio sangue, la propria carne, da quel momento in poi siamo destinati alla vita eterna, perché lui ha sconfitto la morte per sempre. E anche se i nostri corpi morono, l'anima si stacca, esce fuori dalla bocca, perché lui è il Dio dell'amore, il Dio di tutto quello che si vede e non si vede, l'invisibile, il visibile e l'invisibile. Quindi a me non mi può fregare meno se fa una registrazione brutta o bella che sia. Io ogni giorno lodo Gesù,
tramite un video, tramite il rosario che recito, tramite una coroncina alla Divina Misericordia, lodo Dio nel creato suo, in questa circostanza, in questa realtà falsa, in questa vita momentanea, passeggera, che è un soffio sta vita qui, verso la vita vera, questa è un soffio. Te stai a prendere in giro a me, no? In questo momento che stai a guardare su video, no? Ti aspetti che io faccia una battuta stupida, ironica, oppure faccio una battuta de sto mondo, no? Te aspetti che mi prendi in giro per dire la tua, no? E non ti accorgi che la vita, nel frattempo che te mi prendi in giro, te passa in un istante. Non te ne accorgi. Te credi che la vita tua è questa e basta, dopo finisce tutto. Invece te sbagli, anche se te non ci credi, a me non me frega di niente se non ci credi, è così e basta. Anche se mi commenti quanto te pare, tanto anche se non te frega niente a te, però i commenti io li scancello tutti, le lettere private non le leggo più, scancello tutto, tutto, tutto de tutto. Sto al limite, mi può capitare una volta al mese che mentre scancello le lettere private su YouTube, mi capita che me se apre una lettera privata mentre la elimino, allora dopo me ce va all'occhio e leggo. Allora sì, in quelle circostanze a volte ci posso dare una letta, ma finisce lì, perché ogni giorno me spedisce ne più di 4.000 lettere private al giorno. Su Facebook, cioè avevo la pagina di Facebook, no? Accettavo a tutti, no? Quelli che mi volevano nell'amicizia virtuale l'accettavo, dopo la scancellavo inizialmente, dopo 3 giorni la scancellavo se non vedevo persone. Dopo 3 settimane, dopo 3 mesi, se non le vedevo personalmente. A volte scancellavo pure quelle che vedevo personalmente, che ho visto che non si poteva dare affidamento a sta gente. Infatti così ho fatto. Man mano che mi sono reso conto di tante persone, esseri terrestri, e specialmente adesso mi sono reso conto sempre di più, che non si può dare affidamento a nessuno, anche quello che ti pare più amico di tutti, è falso, perché l'amico vero è solo Gesù. Quindi adesso ho scancellato quasi tutte le amicizie e ho cambiato pure nome su Facebook, non è Montesi Matteo o Matteo Montesi, quelli che c'è l'hanno fatti per prendermi in giro. L'hanno creati, quelle pagine di Facebook l'hanno creato di me per prendermi in giro. Ma hanno fatto pure un mercato losco, un mercato illegale di magliette, vendere le magliette con le scritte di quello che dico io, delle frasi che dico io dei video che poco dentro le case, oppure vendere queste magliette a quasi 16 euro a maglietta, senza la mia autorizzazione, col volto mio. E allora questo è una faccenda che ti fa capire che tutte le pagine internet che l'hanno messe a nome mio è tutto falso, tutta una messa in scena, tutta una delinquenza generale per prendermi in giro e per prendere in giro a una creatura di Gesù che loda Gesù, che ama Gesù e cerca in tutti i modi di lodarlo, ringraziarlo ogni secondo che passa. Quindi te che mi stai a guardare, non è che sto in colpa a te, però come dato di fatto, te che mi stai a guardare, che mi maledici e tutto, ci avrai da rendere conto al Padre Eterno che è nei cieli, che presto ritornerà, dopo così racconterai, te dirai, c'aveva ragione Matteo quella volta quando mi diceva di non sprecare il tempo della mia vita per piarlo in pel culo, c'aveva ragione. Dopo sarà troppo tardi però quando gli dirai addio che c'avevo ragione. Io non è che voglio le ragioni, però quello che ti dico è vero, è così e basta, è inutile che stai a discorre, qualunque tu sia, a me non mi può fregare meno se sei una persona lor signora oppure c'hai le nomine che in stessa terra, perché tanto te sei carne, ossa e putrefazione se non credi in Dio. Ma se credi in Dio e fai ogni sorta di bene, sei un santuario vivente in cui dimora Gesù, perché ognuno di noi deve essere chiesa vivente. Chiesa non è solo la circostanza dell'edificio della chiesa, ma dovemmo essere per giusto ognuno di noi, ogni corpo nostro doveva essere una chiesa che convertiva. San Francesco quella volta era un corpo che già solo a guardarlo te convertiva in Gesù,
ti avvicinava a Gesù, pensa che roba. E Sant'Agostino diceva che chiunque salva un'anima ha assicurato la propria anima verso il paradiso, pensa che roba. Quindi a noi ci basterebbe che salvamo un'anima dalla perdizione e l'avviciniamo a Gesù, che già abbiamo assicurato la nostra salvezza. Quindi a me non mi può fregare di meno se te mi dichi male. L'importante è che su 7 miliardi di persone che vede nei video mia, ce ne fosse una almeno, una solo di gente, di persona, un'anima che si convertisse, una me ne basta, per risolvere... E per eredità il paradiso. È la stessa cosa per te, eh? È la stessa cosa. Ecco qua. Allora adesso posso iniziare tranquillamente il rosario, l'arma contro Satana. Ecco qua. Adesso apro. Oggi è martedì e i misteri del dolore, come al solito. Nel primo mistero del dolore si contempla Gesù nel Getsemani. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Vedi, Gesù stava in preda all'angoscia e pregava più intensamente, e il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Frutto del mistero, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore di doni, vieni, luce di cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito, sarà una nuova creazione, rinnoverai la faccia della terra. O Gesù, nel tuo nome, Gesù Cristo, ti chiedo la grazia e il tuo aiuto per tutte le anime che si raccomandano a te in questo momento che mi stanno a guardare. Ti chiedo il tuo aiuto per tutti coloro che si raccomandano alla tua clemenza, alla tua misericordia. Grazie, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Te leggo questa qui, prima da recitare 10 Ave Maria. Dalla lettera di San Paolo agli Ebrei 9:27 e dalla seconda lettura ai Corinzi 5:10. È stabilito per gli uomini che muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. O Maria, intercedi per gli agonizzanti, sii loro avvocata presso l'Eterno Giudice, il tuo divin figlio Gesù, affinché si mostri con essi infinitamente misericordioso, applicando i meriti del sangue sparso nella passione e nella morte sulla croce. Prega anche per noi nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vedi, comincio a sbadiare, perché lo sbadio è una cosa che alcune volte la pressione del corpo che si stabilizza, ma la maggior parte delle volte è Satana che non te vuole far pregare, non te vuole far recitare rosario. Quindi Gesù, nel tuo nome Gesù, Gesù Cristo, ti chiedo la grazia di far uscire da me ogni spirito maligno che si ammorba dentro la mia anima per vincolarmi e per sviarmi dalla preghiera, da rosario. Grazie Gesù, ti chiedo la grazia del tuo aiuto, fa che in ogni sbadio
che mi viene, ogni sbadio fosse uno spirito maligno che esce fuori da me. Grazie Gesù, nel tuo nome Gesù Cristo te lo chiedo, per intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima e mia madre e regina. Padre, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Quale? Ecco, è uno, un demone è uscito fuori. Prima quell'altro sbadio, due demoni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Guarda, è un altro, Madonna, i spiriti maligni che ci avemo, che ci bocca dentro pure una legione dei demoni. Grazie Gesù che mi fai uscire i spiriti maligni a ogni sbadio che fo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione alla colonna. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Disse Pilato: che farò di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò la loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tratto da Matteo 27:22, Marco 15:14-15. Frutto del mistero. O Maria, prega per i moribondi affinché accettino serenamente i dolori fisici, come Gesù accettò la spietata flagellazione, per espiare specialmente i peccati di sensualità. E fa che noi, guardando Gesù flagellato, impariamo a mortificare i nostri sensi, per far trionfare l'amore vero sull'egoismo. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione. Spero che è l'ultimo demone. Grazie Gesù che mi fai uscire questi demoni. Benedico sto corpo che mi hai donato Gesù, nel tuo nome Gesù Cristo. Benedico sta testa, sta bocca, sto cuore, sto spirito che c'è drento su corpo. Te benedico questo corpo che mi hai dato in prestito per me, grazie Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina d'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore si contempla la coronazione di spine. I soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: salve re dei giudei! E gli sputavano addosso, e gli ficcavano le canne in la testa, e gli fracassavano il cervello. Pensa Gesù come si è sacrificato per te e per me e per tutti voi altri. O Maria, prega per i moribondi affinché accettino serenamente le pene dello Spirito, come Gesù accettò l'umiliazione dolorosa della coronazione di spine. Per espiare i peccati di orgoglio, a noi insegna a tacere quando siamo umiliati anche dalle persone che abbiamo beneficato. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario. Nel quarto mistero.
Allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, tratto da Giovanni 19, 17 e 18. Frutto del mistero, aiuto a chi porta la croce. O Maria, che vedesti col cuore straziato il tuo figlio divino salire il Calvario sotto la pesante croce, avvicinati, materna, ai moribondi e aiutali ad accettare serenamente il distacco dalle cose e dalle persone care per riparare i peccati contro la giustizia e l'amore fraterno. A noi insegna a comprendere e a soccorrere con bontà, come le pie donne, come volontari cirenei, chi soffre affinché non cada scoraggiato sotto il peso della sua croce. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio e sempre, in secoli, amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte in croce. La crocifissione e la morte. Gesù, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». Si fece poi buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò, tratto da Giovanni 19, 25, Luca 23, 44, 46. Frutto del mistero, dolore dei peccati, o Maria, che fosti così vicina a Gesù agonizzante sulla croce, posa la tua mano materna sulla fronte di chi muore e fa che spiri in pace, fiducioso nella infinita divina misericordia. A noi ottieni un atto di dolore e di amore che riscatti la nostra povera vita, sì che ci avviamo con fiducia e serenità incontro a Cristo che viene. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria al Padre e un canto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio e sempre, in secoli in secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e tra gli astri che in cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Grazie Gesù, grazie Madre Maria, grazie Gesù che ci hai donato tua madre come nostra madre. Grazie del suolo terrestre, grazie della terra, grazie dei frutti, grazie degli alberi, grazie dell'aria, grazie del cielo, grazie dei laghi, grazie dei fiumi, grazie dei mari, grazie delle montagne, grazie di tutto, dei fiori, dei campi, di tutto, delle creature terrestri, di tutti gli animali, le bestie, di tutto, grazie Gesù per tutto. Lode e gloria in eterno a te, Signore Gesù. Un Padre ave gloria secondo le intenzioni del Sommo Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso un Padre nostro per te che mi stai a guardare, affinché Gesù te proteggesse e te convertisse a Lui, se è la sua volontà però. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Grazie Gesù, lode e gloria a te. Adesso c'ho intenzione da buccare a Trento una casa vicino alla fabbrica dove ho faticato io. Vado abbuccando dentro quella casa, poi volevo andare nella fabbrica della fabbrica vicino l'FBT, la fabbrica dove c'è le casse acustiche, no? Conosciute in tutto il mondo, che le commercializzano dappertutto. Voglio andare vicino lì, che c'è una fabbrica abbandonata, che c'è una casa abbandonata, tutto abbandonato. C'è il recinto, sì, però c'è un punto dove si può bucare senza che ti sforzi tanto. Tutti possono bucare lì. Bocchi, scappi come ti pare, non c'è scritto niente, vietate entrare, non c'è scritto niente e bocco dentro. Adesso comunque leggi un attimo la Bibbia, il libro sacro di Gesù, il nostro creatore, colui che ti ha creato dal nulla, colui che mi ha creato a me dal nulla, che ha creato tutto quello che vedi e quello che non vedi.
pensa, grazie Gesù, lode e gloria a te Signore Gesù, questo è il mio pane quotidiano dell'anima mia, dell'anima tua pure. Chi è, allora, Proverbi capitolo 12. Chi ama la correzione ama la scienza, chi odia il rimprovero è uno stupido. Chi è buono ottiene il favore del Signore, il quale condanna il malintenzionato. Non si consolida l'uomo con la malvagità, ma la radice dei giusti non sarà smossa. Una donna forte è la corona del marito, ma quella svergognata è come carie nelle sue ossa. I pensieri dei giusti sono equità, i propositi degli empi sono frode. Le parole degli empi sono insidie mortali, ma la bocca degli uomini retti li salverà. Gli empi una volta abbattuti più non sono, ma la casa dei giusti resta salda. Grazie Gesù. E se vuoi te, che non c'hai la Bibbia, vai a comprare su libro, non sei costretto, nessuno te costringe, però se te lo compri è per il bel tuo dell'anima tua. E se te lo leggi pure di più, te si ciba l'anima. E se lo vai a leggere, legge Proverbi tutto il capitolo 12, che è molto importante. Adesso vado a vedere sa casa e poi sa fabbrica. Recanati 43 Musone. Eccola qui la casa, oh! De fronte c'è l'FBT che stanno a provare le casse, sente un po'. Là c'è la strada della zona squartabue industriale. Là c'è la fabbrica. E io qui c'è una casa di campagna abbandonata che non ci sono mai venuto in vita mia e mai si vede perché c'è sul cespuglio. Chi ci ha fatto mai caso di questa casa? Adesso ci ho fatto caso, c'è due barche qua, fa un po'? Due barche, chi le vuole se le pia qui, non c'è nessuno, tutto aperto, eh? Chi le vuole se le pia, fa un po'? Di chi è queste barche? Questa è una casa abbandonata, chissà di chi è. Sente che roba, stanno a provare le casse. Ma pusta che c'è se barche cuscì, tenute cuscì, forse sta casa è di qualchidù, però non c'è scritto niente, vietato entrare, niente, non c'è niente, non c'è un cancello, non c'è niente, io qui non vedo niente, forse di dietro, fa un po' bucca, fammi un po' bucca qui, se no non combino niente. C'è Nicio? Ah, c'è la bombola, oh. Arantessa bombola di gas, cosa ci ha fatto qui? Che bucio, c'è una tarantola? Chissà se c'è le bestie dentro sta casa. Dai, prima ho sbagliato, chi c'è se barche, chi le vuole se le pia. Infatti tutte rovinate se barche, oh. Tutte rovinate, guarda chi. Guarda che roba, oh. Queste barche abbandonate, mese chi, tutte rovinate, guarda che roba. Che macello, guarda che schifo. Qui sicuramente c'è il lucchetto fresco, c'è un lucchetto buono, deve essere che questa è una casa. Tu fammi un po' andare via, c'è un pozzo, c'è, ah è là il cancello, ah. C'è pure lì il locchetto, c'è il locchetto, sarà da qualche tu, non è impossibile che si è messo le barche cucì, guarda che roba, vedi, questa è buona le barche, oh! Guarda me specchio, ma un po' l'ombra mia che sto ripià, lo ha su io quello. Non si può fare più niente in questa vita, oh, guarda che io, oh. Guarda un po' che mastella, la vasca da bagno. Adesso voglio vedere qua su, ma tanto questa va in deperimento, casca tutto ciò, c'è se può andare, no? Sicuramente. Guarda un po' se scale, se staccate tutte. Le scale se staccate tutte dalle case antiche, sicuramente i terremoti, gli assestamenti del terreno. Viene giù tutto qui, viene giù tutto, guarda che roba. Si è staccato tutto. Qui c'è solo un filo.
C'è solo un filo qui. Fa un po' vedere che c'è lì dentro. Sono proprio curioso da vedere sta casa. Chi c'è? Guarda lì, c'è Gesù! C'è Gesù! Grazie Gesù! Che in duo! Ci sei sempre te, Gesù! Grazie Gesù! Questa è una casa che quella volta stavano qui in preghiera davanti su camino. Grazie Gesù che finalmente mi hai fatto trovare una casa un po' più decente di quell'altra. Guarda un po' qui, c'è il pavimento che è abbastanza decente. Si prega di chiudere bene questa porta, grazie. Chissà chi ci sarà qui dentro qui. C'è nessuno? Oh, cos'è? Ma un po' chi c'è? Guarda chi, è fatto ad arcoli? Il muro, guarda, oh, che strano muro. Chi c'è? Chi c'è? Le valigie? Guarda che roba, oh. Questa è una casa che sicuramente la usano come ripostiglio. Tecnostampa. Sarà della fabbrica Tecnostampa, guarda, c'è l'imballaggio qui. Sarà della fabbrica sta casa, sicuro. Guarda lì, oh, anni 70, con lampadario. Oh, un mobile. C'è l'acqua, c'è qui dentro qui. Fa un po' vedete. No, è tutto rotto, eh. È tutto rotto. Fa un po' vedete. Chiudere bene questa porta, sì, dai, chiudo. Poi se è chiusa, te va bene? Vabbè, fa un po' vedere qui dentro qui. Grazie Gesù della tua presenza. Una televisione anni 70. 60-70. C'è lì su? Sento qualche rumore di fuori. L'è vecchio questo del lampadario. L'è vecchio. Chi c'è qui? Una burraccia. Una burraccia anni 60, guarda lì. Termica pure. Le padelle, una corda per impiccarsi. Fa un po' vedere un attimo. Chi? Ah no, c'è Gesù qui pure. Guarda un po' un piattino che c'è Gesù e Maria. Gesù bambino, l'è bello Gesù bambino. Fa un po' vedere chi? Quassù c'è quassù? Quassù Madre Maria sa Gesù pure lì, oh. Pure lì, guarda. Madonna, l'è bella Maria chi? L'è bella con i capelli lunghi, sa Gesù bambino. Chi? Oh, guarda, oh, la chiave. Chi c'è chi? Se può? Oh, non si apre. Non si apre chi? Com'è che non si apre chi drento? C'è nessuno? Oh, è rugginito qui. Com'è, oh? Se può bucare? È chiuso, è chiuso. No, no, non si può bucare chi? Non si apre, chissà perché c'è la chiave e non si apre, boh, sarà una porta ormai, tanto qui tutto abbandonato, vedi, si vede, eh? È un macello. Questo è rimasto del 98, guarda, sta casa è stata abbandonata nel 1998, oppure messo qui il materiale, si cose qui, l'hanno messo qui come ripostivo, no? Perché non è possibile nel 98 che nell'arco di 11 anni ha fatto tutto sto macello qui, se scale, se staccate tutte, com'è possibile? Guarda che roba! Vabbè, voglio andare a vedere un'altra stanza, però l'unica stanza che c'è rimasta da visitare è quella là, chi non si può andare oltre? Fa un po' vedere? Chi c'è qui? Chi c'è il muro? C'è? Pare che c'era un altro cammino. Chi? C'è poco da vedere questa casa. C'è Gesù, basta. Chi c'è? I libri. Guarda lì, l'enciclopedia. Guarda, oh. Guarda che roba. I francobolli, guarda che roba. Questo era un collezionista dei francobolli. Guarda chi. Questo adesso, lo vai a comprare, tutti questi francobolli, chi? Collezionista. Se lo vai a comprare a un negozio d'antiquariato, ti costa 1.000 euro, chi? 2 milioni. Un libretto qui da buttare via che non serve a niente, mica c'è, così d'anima. Oh, com'è sta chiave qui? Come se apre, non si apre sta porta. Io sono curioso qui da vedere cos'è, cosa c'è qui. Guarda, oh, sta porta, la muccicata una pantegana, guarda, c'è la segatura del legno, la smuccicata e ci ha fatto un percorso lì, guarda, guarda che roba, la muccicata tutta. E? È una miseria.
Però c'è la chiave ma non si apre, se sarà ossidato tutto qui, perché è una vita che sta chiusa sa porta. Non ci si può abboccare, pazienza, mica posso sfondare perché roba che sa casa è di qualche tu veramente, vede su video, mi mette in galera. Mi mette in galera, qui c'è una mazza, vedi? Volendo dare una botta con la mazza, ma mica lo posso fare queste cose qui. Mica io vado in dei posti per fare il vandalo, io vado in dei posti di campagna, le case di campagna, per riscoprire, per riscoprire l'unione che c'era tra le famiglie una volta. Vedi? Boccavi dentro, c'era Gesù taccato su. Vedi c'è Gesù lì, bello. Bello lì Gesù. Entri dentro una casa, c'è l'unione della famiglia, c'è Gesù prima di tutti, vedi? Al primo posto Gesù, poi tutto il resto. E se uno mette al posto, il primo posto Gesù, allora riesce a campare bene, se no non riesce a campare bene. Questo filo è per la porta, dai, c'è l'urmetto su filo. Guarda lì che roba, chissà per cosa serve su filo qui, e la casa è tutta rotta. Però c'è un bel tavolino anni 80. Quello potrebbe far comodo a qualche famiglia bisognosa, però non ti pare che sa gente, se è della fabbrica questi, se è figli di quelli vecchi che stavano qui che morti, deceduti, buonanime, se i figli di loro, ti pare che vanno a dare in beneficenza un tavolì, perché tanto di solito i titolari hanno tutti i cori di Satana, ora un po' chi che roba. I mastelli attaccati su, chissà per cosa gli serviva se i mastelli attaccati su sa su fil di ferro. E il cesso non sono andato a vedere, c'è la porta chiusa, fa un po' vedere qua invece, qui c'è, vedi c'è nata talmente tanta erba che è una vita, è anni e anni che non lo apre più su garage, tanto c'è i gabbiò qui dentro, vedi, c'è i gabbiò laggiù, c'è i gabbiò dove ci mette nei conigli, adesso io lo seguo, fa un po' vedere qua, c'era le bestie, guarda, dopo è stato tutto abbandonato qui. Stavo tutto abbandonato qui, guarda. Però ancora è intatte i posti, vedi? È intatte, si gabbiò le porte. Tutto intatto, vedi? Non mi tocca camminare. Dopo mi si attacca le lappe. Qua c'è pure perfino le api. C'è le api, c'è. Allora c'è il custode di questa casa. C'è qualche tu, perché c'è le api qua. Vedi che c'è le api. Sicuramente ci viene solo quello delle api. Eccole, va. Oh, profumo di miele, guarda quante ce n'è qua, oh. Stanno a fatica. È una miseria il profumo di api, di miele, cosa sto dicendo? Sì, anche di api. Chissà quanto miele ci sarà qui dentro, se apro qui, qui c'è qui, oh. Qui c'è, oh, le lucertole. È scappate fuori due, ne scappate due, lascio un tantino aperto perché c'è le lucertole purette, sennò a lasciarle chiuse lì dopo morire, mi dispiace. Chi dentro chi c'è qui? Oh, scappata fuori un'altra, guarda quante ce n'è, oh! Porca miseria, cos'è c'è? È una cosa delle lucertole. Un'altra, oh, guarda le piccola! Hanno fatto le cove, questa gli si è tagliata la coda! Gli si è tagliata la coda, questa è una coda, porca miseria, non volendo gli ho staccato la coda a una lucertola, ma guarda un po' che roba, guarda, oh, è rimasa in movimento, ti rendi conto? Un pezzo d'arto è rimasa in movimento, guarda come si gira, oh, te pensa, non c'ha la testa che la comanda eppure gira, guarda che roba, oh, voglio andare a vedere chi? Cosa? Guarda i nervetti, te guarda i nervetti che la lega, guarda, come un filo, va. Porca miseria. Ancora si muove? Pensa un po', che madonna è, oh, sapi, ce la sa me, eh? Mi tocca andare via. Ce la sa le mammia. Andate via, andate. Oh, ce la ne sa me, oh. Porca miseria, fammi un po' andare via. Ho toccato una lucertola, ce la sa me. Adè, quando io ho fatto un lucco andate via, fuggite. Oh, ce n'è un'altra, oh, mi sta da fastidio. Porca miseria. Deve essere che sta la videocamera, ho toccato lì, che c'erano tanti di miele. Adè, mi viene dietro.
Voglio andare a vedere sta fabbrica, se si puntava oltre. Vedi, c'è il centro sportivo, dove vanno i corpi a fasse sempre belli e le anime sempre più marce. Fa un po' vedi, se potrà andare a boccare qua. Tanto ormai non mi fa né caldo né freddo andare. Le case belle, le case di campagna, è bello andarle a visitare. Però bisogna starci attenti, perché se c'è un cancello che tu non lo vedi, apparentemente te credi che è tutto aperto, puoi bucare. Ma se c'è un cancello nascosto, distante, che la proprietà comprende un bel pezzo di terreno e non lo vedi, c'è scritto proprietà privata, la gente te può pure mandare in galera per non fare niente, per non aver fatto niente, perché alla fine in fondo che fai? Apri una porta, bocchi dentro, vedi che c'è, poi vai via. Non pigli manco niente, non commetti nessun reato. Però già il reato stesso sta nel fatto che bocchi dentro una proprietà privata. Però dal momento che te non ti accorgi che è una proprietà privata, alla fine non c'hai colpe. O perlomeno la colpa c'è, perché però il cancello, visto che sta distante, cosa sai? Cosa ne sai? Adè, io volevo andare con la casa là. Volevo buccare dentro quella casa lì, che è enorme, è stata ristrutturata 10 anni fa. E non si sa che c'è dentro quella casa. Io adesso ci voglio andare a vedere passando un tessi zuppi di terra. Vedi? Dopo ritorno là, verso la zona industriale Acquaviva, perché qui collega mezza si campi, mezza si zuppi di terra, collega alla zona Acquaviva. Però dopo mi piaceva pure andare con la fabbrica abbandonata vicino all'FBT, che ci facevano sempre le tastiere e strumenti musicali, l'FBT le casse, e le stanno a provare, senti la musica, stanno a provare le casse acustiche. Invece vicino lì c'è un'altra fabbrica che faceva nelle tastiere, che è fallita, quella pure ha faticato 60 anni, 70 anni, dopo è fallita. Adè però per prima cosa voglio andare con la casa là, che per 11 anni di fabbrica qua, e io ho faticato sia a Castello che qua, no? Anche se a te non te può fregare meno, però siccome non te fai cazzi tua, te lo dico, campi per i cazzi degli altri, e allora te lo dico, no? Qua allora, dal 97 al 2011, quanti anni è? Dal 97 al 2011 è 11, 13 anni, io ho faticato qua giù 13 anni, invece a Castello 7 anni, giù la zona Ceretano, quindi 13 più 7 fa 20, 20 anni ho faticato di fabbrica, 20 anni di fabbrica. Adesso vado oltre là, perché tutti i giorni, tutte le mattine, pomeriggi, 4 volte al giorno vedevo quella casa. Non sa, ero sempre curioso di andare a vedere lì drento che c'era. E per ricordarmi che nell'antichità stavano uniti, nelle famiglie unite, in Gesù. Invece adesso è tutta divisione, perché si deve stare dentro il capanno di fabbrica. Guardami un po', io in mezzo al campo, mi guardano tutti, le carni imbastardite, vedene uno in mezzo al campo, dicene, ora quello che è matto, in mezzo al campo, invece da usare la macchina, me li dai te i soldi, quadri? Adè, il 14 di novembre, mi scade pure il contratto, non me lo rinnova, perché tanto a tutti fa così ormai, a parte te sei un caso particolare, però per chi è quelli disgraziati come me, non rinnova il contratto la gente, perché non c'ha più i soldi. I comuni, le regioni, allora il governo non stanzia i soldi alle regioni, le regioni non lo stanzia ai comuni e i comuni non assumene più, mandene via e basta. Dopo più mandene via, più rimanene sempre da per l'ora, rimanene sempre con Ducati, dopo voi vedete i lavori come fanno a farli. Comunque fra un mese finisce il contratto e dopo non c'ho più niente un'altra volta. Pazienza, sarà quello che Gesù vuole. Gesù, sarà quello che tu vuoi, Gesù, io mi affido a te e non mi do per vinto, non mi do per vinto, perché Gesù mi aiuta sempre, mi ha sempre aiutato e sempre mi aiuterà, sono sicuro al mille per mille, e lo vedo tutti i giorni che mi aiuta, anche se tutto mi va male, tutto mi va storto, se io lo lodo, lo ringrazio in continuazione, tutto mi va bene uguale, anche se mi va malissimo, un macello mi va. Però per me io sono contento, tranquillo, anche se tutto mi va a rotoli, tutto mi è andato storto, sì, ultimi anni un macello proprio, però io persevero in Gesù e dopo prima o poi chi è che persevera saranno salvati.
chiunque persevera in Gesù, persevera significa che lo loda, lo ringrazia sempre, non si scoraggia mai, non si scoraggia mai, saranno salvati, coloro che persevereranno fino alla fine saranno salvati, dice Gesù. Allora dai, io sto qui nella strada principale, adesso scappano fuori le carni bastarde dalle fabbriche, io sono in prossimità vicino Valenti e vicino la fabbrica dove ho faticato io per 20 anni, però qua giù 13 anni Gesù, 13 anni, oh, madonna, 13 anni qua giù, 4 volte al giorno, ti rendi conto? Ah, non ti rendi conto, mi rendo conto, se ne rendi conto solo chi è che l'ha fatto, chi è che l'ha fatto? Adesso io bocco dentro lì, finalmente, de quant'è, è una vita che volevo buccare chi dentro, fammi vedere che c'è lì dentro lì, finalmente, bocco di qua, perché la gente della fabbrica qui c'è un porto aperto, mi vedono, chissà di chi è sta fabbrica qui, guarda che zuppi di terra bianchi, guarda un po' che zuppi di terra, e allora, 60 minuti che fa un'ora. Oh, sa casa la viene cominciata a ristrutturare. Dopo si è fermati i lavori, ci passa un contadino, perché qui c'è le strisce di un trattore. Fa un po' bucca dentro, se si può. Eccomi qui, vedi? Oh, finalmente. Fammi bucca, vedete che c'è. Prima di tutti bocco qua. Bocco qui in questa porta. Dopo bocco qui qua. Chi c'è qui? Questo per spianare le campagne. Qua c'è i sacchetti della mondezza. Qui c'è un armadio che fa schifo. Chi c'è qui dentro? Nelle ruote, per terra, una discarica. Oh, il cappello del contadino, guarda le bello, il berretto. Questo il berretto si chiama, guarda che schifo, se l'ha mangiato lo schifo. Il berretto del contadino. Adesso non posso bucare io. Non posso bucare. C'è Nishu! Oh, c'è la fabbrica là, che fatica. Aspetta, fammi un po' vedere. Per non farmi vedere da Nishu come devo fare. A parte che non fu niente di male. Questo non c'è niente che io. Il piano di sopra è cascato su tutto e l'hanno ristrutturata. A cazzo di ca, però, perché si vede, non è a male e peggio. Vedi lì c'erano le finestre. Niente, non c'è niente da vedere qui, che delusione. Pareva mi aspettavo chissà cosa c'era qui da vedere. Pensavo che vedevo il camino, pensavo che vedevo la sala. Non c'è niente qui. Tutta mondezza e nient'altro. Questo è l'anno fatta nuova, manco c'è poco per niente, non vale la pena. Lassù c'è poco da bucare. C'è poco da bucare in queste scale. Oh, bocco lo stesso. C'è Nishu qui? Oh, che è chiuso? È chiuso. Manco c'è provo per niente aprire, perché c'è gli operai che mi stanno a guardare là. Ce n'è uno incazzato, sta a guardare sempre da me. Tutti incazzati, che rottura. Chi se può però? Chi c'è ancora i vetri? C'è un vetro rotto. Chi chissà se può bucare. C'è Nishu? Aspetta, fammi vedere. Come vedeva? Ah no, non si può bucare. Niente, non si può. Tutto chiuso. Oh, è invece aperto qua. È aperto qua. Si può bucare? Oh, qua tutti i forni, va, oh. Guarda che due forni. Anzi, uno solo invece. Quanti forni? Ce n'è solo uno de forno qui. Però è bello grosso, Qui sempre la solita corda. Questa, per cui serve questa corda qui? Ah, era una presa decurrente. Lì paccato il vetro, vedi? Qualcuno sicuramente ha scassato la porta, io l'ho trovata già aperta, quindi nemmeno mi sono sforzato. Qua le mattonelle, qui c'era qui una cucina. C'era una cucina, guarda un po' le mattonelle. Oh, cos'è su schifo qui? Ah, ragnatele, qui un bucio.
Guarda il vetro qui. Madonna che macello. Il vetro era spesso, era doppio. E niente, c'è poco da vedere. Però sono curioso da vedere, è molto spaziosa sta casa. Adesso di sopra, ci sarà qualche tu che dormirà di sopra? Qua? Tu c'è qua? Guarda che sale, oh! Che stanze grosse! E na miseria che casa! È un'enormità! Chi c'è qua? Si può bucare? Io domando! Guarda che pezzo di camì! L'ho trovato il camì! Oh, che pezzo di camì! Come al solito una butia! Ah, questa è una butia de pomidoro però! Fa un po' vedere la butia! Aspetta, eh! Guarda, ho i dediti attaccati lì per pulisse! Qui c'era una lampadina! Qui c'è tutti i fili del corrente! Che piccia chi? Se può picciare? No, no! Le porte originali però, eh! Le porte originali della casa! Guarda lì, pure la soffitta c'è qua su, oh. Se può pure andare su di più. Oh, guarda cosa c'era, lo va. Vedi? Lì c'era, dove c'era Gesù e Maria. La Madonnina con Gesù bambino in braccio lì. Si vede subito che c'è un'urna. Questa era l'urna che una volta pregavene davanti su camì e si rivolgevene, guardavene di qua sagli occhi. Invece della è stata tolta perché adesso c'è Satana, che ha voluto la scristianizzazione della società moderna. Vedi, guarda che roba, oh! Col legno sostiene tutto, guarda, si è storto, va! Porca miseria! Chi c'era lì, oh? Tutti quei barattoli sopra. Lì c'era il coso, lo mettevi nel grano, sicuro. Oh, finalmente ho visto sta casa, guarda che enormità, oh. Guarda, se vado sopra c'è il soppalco, c'è un soppalco, e il pavimento, però la pavimentazione è di ceramica, guarda che bello, e nammi, se guarda, oh, ci sei messo a dormire qualche tu, qualche zenghero qui, c'è un pigiama, guarda, oh, c'è un pigiama, non c'è una coperta, cos'è, pare un pigiama quelli dei prigionieri, dei carcerati. Chi ci ha dormito qualche zingaro? Ha aperto pure la finestra, vedi? Guarda che roba tu, guarda, va! Guarda lì, quanto è grossa sta soffitta! Te pensa, una casa così abbandonata è un peccato grosso un bel po'. Questo chi? Ci si sarà impiccato quello. Qui c'è una tuta dei contadini. C'è chi? Una discarica, cielo aperto! Una discarica, guarda! Oh, qua una carne in cardo. Una discarica che ha mangiato, ha bevuto, eh? E ha fatto un macello sul zenghero. Guarda i zengri cosa combinano in le case abbandonate, guarda, oh! Che scempio! Butie, tutto chi? Buttaia tutto chi drento! Mi sa che vergogna! Ci ha cagato, ci ha fatto ogni sorta di rubacce. Guarda lì, invece da una pulita che campava dentro sta stanza, va, c'è pure un cuscino, va. Che zingheracci di merda. Madonna. Guarda, oh. Guarda che bella casa, che è un peccato, va. I pezzi di alveari, oh. Se sbriciola tutto l'alveare, guarda. Guarda, eh. Guarda, te fuori dell'alveare. Se sbriciola tutto. Guarda che roba, va. Te guarda chi come avranno fatto. Ne sa di gra? Posto, vado via, va? Lui sta finalmente, oh! Dopo tutti questi 14 anni è passati, perché è un anno che non ci fatico più col capannone di fabbrica. Dopo un anno che non c'è fatico e dopo 14 anni interi che c'avevo sempre il pensiero da buccare il drento che l'ho fatta, grazie a Gesù che l'ho fatta vedere su camì e chi che c'era la Madonnina con Gesù bambino qui dentro lì col bucio, ecco, adesso devo andare, fare un po' la lampadina lì, c'è ancora, c'è la lampadina, se picciava chi, se accendeva e ci si dormiva qui dentro. Invece adesso è finito tutto, è finito tutto. Adesso vado da fuori.
Devo passare qui, andate fuori. Se passa qui, è una casa enorme questa qui, è un'enormità di casa. Pensa con lo zingaro, non dava a dormire, con la stanza lì piena di ragni, tutto sporco. Guarda che roba, oh, le ragnatele. Ora tu casichi. A posto, vado via. Chi c'era il pozzo? Vado a vedere il pozzo un attimo. Se può, chissà, se può vedere il pozzo. Qua c'erano due che si lavavano i bagni. Vedi chi piava nell'acqua dal pozzo, si lavavano i bagni lì. Se può vedere. Le profondo! Madonna, le profondo su pozzo! Fa un po' vedere! Madonna mia! Quant'acqua! A posto! Qui c'è chi io! Guarda lì che discarica! Porca miseria, che discarica! Chi tutto buttavano chi? Buttavano chi tutto? Chi sicuramente? C'era? Veramente che qui c'era i serbatoi del Gra. Che casa, mamma mia. Era enorme. Chi qui c'era? C'era i cessi pure. C'era i cessi. Porca miseria, tutto finito. Chi una pista da ballo, va? C'è i tralicci anni 20. Una casa così, un peccato averla abbandonata. Però deve essere che i quadri la gente non ce l'ha più, perlomeno io non ce l'ho più. Quella là non c'è niente da vedere, tutta squarciata è stata. Questa qua invece è una miseria, l'è bella. È un peccato averla abbandonata. Basta, adesso me ne libero, vado via da qui. Qui c'è passato un trattore, vedi? A posto. Là c'è la Tamuil, il benzinaro, è l'unico con l'autolavaggio senza spazzole, a pressione, 5 euro, costa 7 euro il lavaggio completo, però con 5 euro ci possi fare a lavare e asciugare. Quanto tempo passa al vento? Ti dirai, te quelle cose che fai al vento, no, quelle che fui io, no. Quelle che fui io servene per rendersi conto, per rendersi conto sempre, perché ricordate che le radici, queste radici chi, se vedene dalla storia, le radici della vita odierna, la vita che stai a passare, se non ti rendi conto delle radici storiche, del tempo passato, come fai a capire per quale motivo adesso ci troviamo in questa circostanza della vita, in questo momento molto critico della storia dell'umanità intera, che ormai non c'è rimasto più niente che lega il mondo a un amore vero? È solo Gesù, solo coloro che si nutrono di Gesù riescono a rendersi conto di questa faccenda qui, di questa vita qui. Ma chi tutti coloro che non si nutrono di Gesù non riesce ne proprio, non può ne mai comprende che la realtà che stiamo a vivere, se non sai la storia e se non leggi il libro sacro del nostro creatore, perché è la storia passata, è il presente e il futuro, è il libro della Bibbia, il passato, presente e futuro che ci lega a una vita eterna, promessa da Gesù, nostro creatore onnipotente ed eterno, nel suo infinito e illimitato amore. Altro che contratti indeterminati delle fabbriche, che anche se è indeterminati che nisciute poi ne manda via, appena stronzata banale te manda via. Dio, altro che contratto indeterminato, te fa un contratto infinito, senza mai fine, se lo lodi, lo ringrazi e fai ogni sorta di bene, tutti i giorni. Grazie Gesù, ti amo immensamente Gesù, grazie, lode e gloria a te per sempre. Guarda su campo, che bello, guarda che roba.